Vince la Folgore Caratese con la Tritium 2-0, siamo con Emilio Longo, il mister. Ora, mister, una gran bella partita da parte della sua squadra, a parte forse i 10 minuti iniziali dove ha iniziato meglio la Tritium, poi la sua squadra ha preso campo col suo palleggio, col suo gioco, ha vinto meritatamente la gara. La ringrazio per la disamina, sì, credo che la squadra abbia fatto bene, abbia fatto una prestazione di qualità e anche di quantità. E la Tritium è un'ottima squadra, una squadra che ho visto già due volte dal vivo e ho visto due partite invece in video, e le caratteristiche sono caratteristiche di una squadra importante che riesce a sporcarti sempre la partita con due attaccanti di primo ordine lì avanti, con questa seconda palla ricercata e anche lavorata bene. Quindi noi dovevamo fare molta attenzione a cercare di fare invece un palleggio importante per cercare di portare superiorità in alcune zone del campo. Avevamo letto di poter lavorare dentro se loro si aprivano sui nostri esterni, di lavorare fuori se loro stringevano per non prendere filtranti. Ci è andata bene, credo che già nel primo tempo avevamo avuto la possibilità di fare qualche gol, almeno due occasioni veramente importanti con Di Stefano, con la palla di Chiara Matenga dal fondo, e poi l'abbiamo legittimata nel secondo tempo, e nel momento in cui la partita si è fatta un attimino più sporca abbiamo saputo anche fronteggiare a questa condizione. Io non mi resta che fare un plauso ai ragazzi, perché veramente stanno facendo bene, sono da 5 giornate che facciamo un calcio importante, fatto di qualità, di quantità, di intensità, una squadra sempre più giovane, ringiovanita anche nella logica del mercato, e quindi io sono assolutamente soddisfatto. Il merito va tutto a questi ragazzi che l'ho detto in tempi non sospetti, che hanno un qualcosa di particolare, ne sono riusciti a creare una sinergia interna, una logica di appartenenza importante, e questo mi dà anche la possibilità di fare gli auguri alla nostra proprietà, che ci dà la possibilità di lavorare bene, al nostro presidente, ai tifosi, e mi auguro che questa squadra rappresenti veramente uno spirito identitario e sia un orgoglio per l'intera comunità di karate di Verano. Sicuramente, insomma, è stata anche una squadra costruita, insomma, per fare gioco, per fare palleggio, tutti i giocatori tecnici. Il grosso gap fisico oggi è proprio l'incontro, è stato tra la fisicità della Tritium e la tecnica della Caratese. Sì, è una lettura giusta, e anche il divario che c'è stato in alcune partite, soprattutto quando i campi si sono imbruttiti, è dovuto a questo fatto. La squadra è una squadra non fisica, una squadra che ha secondo me qualità, che non ha tantissima esperienza nell'11 base oggi, per esempio, ma che la sta costruendo, sta cercando di lavorare su alcuni principi, sta cercando di fare bene, e oggi siamo stati bravi a capire che se vogliamo lavorare contro squadre fisiche dobbiamo lavorare invece sulla qualità. Se ci mettiamo sullo stesso piano alcune volte non riusciamo ad averne la meglio. A questo punto, alla fine dell'andata, possiamo definire dove posizionare l'asticella per questo campionato della Folgore? Io credo che l'asticella sia ben posizionata, nel senso che l'obiettivo primario della società era inizio anno di ringiovanire, di cercare di fare spese oculate, di cercare anche di progettare qualcosa su cui poter fondare anche una vittoria futura. I playoff erano il nostro obiettivo, siamo all'interno, combatteremo affinché possiamo regalare questo raggiungimento alla società, che fino adesso non è mai stato fatto, e quindi dobbiamo continuare però a lavorare senza l'assillo di un obiettivo, nel senso, mi spiego bene, nessuno è stupido e tutti siamo ambiziosi, però la squadra deve lavorare come ha fatto oggi e come ha fatto anche nella partita di Legnano, perché noi guadagniamo questi tre punti perché abbiamo continuato a capire che la strada giusta era quella fatta con il Legnano, dove abbiamo giocato benissimo secondo me, ma non abbiamo raccolto, dobbiamo anche accettare i risultati del campo. Quindi l'asticella alta per quanto riguarda i playoff, ma anche con attenzione alla Coppa Italia, perché siamo alle semifinali, quindi abbiamo assolutamente una stagione ancora da poter legittimare in modo ambizioso, con volontà e con qualità. Prosesto la giudica irraggiungibile? Prosesto credo che meriti dopo 3-4 anni, perché credo che la vittoria non è mai frutto di un'annata, ci hanno provato negli ultimi anni spesso, il pareggio oggi di Seregno non allunga tantissimo, i campionati sono lunghi, a 20 squadre c'è ancora da poter dire, per quanto ci riguarda non è la nostra mira, non lo era nemmeno quando eravamo vicini, però noi non ci siamo mai sottratti ai combattimenti che si ponevano davanti alla nostra strada. Se saremo in grado di continuare a lavorare domenica dopo domenica, vedremo dove possiamo arrivare, ma la Prosesto e Seregno per investimento dovrebbero fare un campionato a parte.